mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Slitta, approdiamo a Natale da mare. Il 2021 accoglie ancora uno straordinario presepe di sabbia. Più che suggestivo ci attende, ma non solo, anche mercatini di Natale, attrattività, insomma tanto da non perdere qui a Roccioletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. Cerco di guadagnare l'ingresso, facciamo il biglietto e poi andiamo a scoprire quest'opera straordinaria. Andiamo, andiamo. Grazie, babbo. L'ingresso, ad attenderci c'è Matteo, ben trovato. Ciao Anna, ben trovata. Come va? Io benissimo. Guarda, fumiamo un po', però è un fumo dovuto al freddo inverno. Oltre che all'umido che c'è qui dentro. È vero, perché insomma c'è tanta acqua che è stata assorbita dalla sabbia per creare quello che è il presepe tra i più rappresentativi che abbiamo in Italia. Dov'è il direttore artistico, la mente di tutto questo? È di là al posto suo, eh. Ok, il posto di combattimento. Di sì, sì. Parliamo di Joe Calabretta, ovviamente. Allora, se tu mi dai l'ok, ovviamente lui sarà il frontman che vi accoglierà, perché questa è la sezione dedicata alla biglietteria. È davvero giusto un simbolo quello da cedere all'associazione che ha realizzato tutto questo, e poi vi aspetto un ingresso che ovviamente faremo insieme. Grazie Matteo, buon lavoro e buona accoglienza. Di nuovo. Andiamo. Eccolo, Gio Calabretta, ben trovato. Identità, gusto, benessere a casa tua, Gio. A casa mia, grazie. Ma perché non sei a casa tua? Sì, siamo a casa tua. Ma siamo con l'identità, con il gusto e il benessere, perché vedremo tra poco che il presepe di sabbia è un'opera artistica di straordinaria importanza e fascino, ma poi ha attorno, come contorno, davvero un'attrattività particolare. Procediamo un po' alla volta. L'associazione Cala 3 è un'associazione che promuove un'iniziativa che devo dire è sui generis in Italia. Questo è, credo, il secondo presepe più grande d'Italia. Sì, più grande d'Italia dopo Jesolo, certamente più grande nel centro-sud, considerando che quest'anno sia Rimini, Igea, Ravenna hanno tutti quanti diminuito
la loro ampiezza di presepe causa Covid. Noi abbiamo ritenuto di mantenere le stesse proporzioni, per cui praticamente ci ritroviamo al terzo d'anno ad essere nel panorama nazionale, diciamo, il secondo presepe più grande d'Italia. Quindi... Bene, allora andiamo nel dettaglio, insomma parliamo ovviamente di presepe di sabbia. Voi che siete telespettatori fidatissimi l'avete già conosciuto, l'abbiamo inaugurato, l'abbiamo voluto fortemente nella nostra provincia, quindi siamo a Catanzaro e ci troviamo anche in una località particolare, su un pezzo di costa che differentemente da quanto si possa pensare la tua associazione vuole esortare a vivere anche durante l'inverno, durante la stagione fredda, perché questo è un luogo visitato e vissuto soltanto in estate. Siamo a Rocelletta di Borgia. Sì, siamo a Rocelletta di Borgia, una piazza di per sé che a me è sempre piaciuta, affascinata, con uno spiazzo dietro, ma che costantemente vedevo sempre abbandonato, quindi da anni e anni, quasi 20 anni che vedevo questa piazza destinata lì a morire senza nessun utilizzo o altro, per cui in me è scattata la molla di un'ulteriore sfida aggiunta a quella che già di per sé il presepe di sabbia rappresenta, per cui ho detto no, ho voluto fortemente questo posto anche tralasciando magari offerte su zone limitrofe anche di richiamo di conoscenza a livello nazionale e internazionale. Ho voluto scommettere su quest'area, spero sinceramente di riuscire nell'intento di rivalutarla. Da parte dell'amministrazione ho trovato ampio appoggio alla mia iniziativa, per cui Vogliamo appunto ringraziare, salutare, farlo tranquillamente, sono anche loro a casa loro, hanno sposato questa iniziativa, il sindaco, gli assessori. Nel frattempo io dico al pubblico che è venuto a visitare, potete andare, prego, andate da quella parte, tanto non verrete inquadrati, non c'è problema. Sì, o anche se fosse, insomma, è molto carino, siamo su Identità, Gusto, Benessere a casa tua. Benvenuti intanto, e beh, dobbiamo fare anche una buona accoglienza, Gio. Quindi dicevamo, salutiamoli, nominiamoli tranquillamente, perché insieme a te appunto si gioca una scommessa e speriamo che i nostri utenti possano accogliere l'esortazione di rendere funzionale appunto questo luogo vissuto soltanto in alta stagione. Naturalmente ringrazio l'amministrazione, la quale fin da subito nel giro di 2 minuti, nel momento in cui ci siamo seduti e io ho prospettato l'iniziativa, ho detto del mio interesse verso questa area, sia il sindaco Elisabetta Sacco, sia l'assessore Irene Cristoforo che si trovavano lì nella stanza, dopo 2 minuti hanno subito accolto favorevolmente la mia iniziativa dicendomi: Gio, se tu ci proponi un evento del genere non solo siamo contenti, ma per noi è il massimo, non ci saremmo mai aspettati che tu scegliessi la nostra sabbia da vivere anche come Rocelletta per creare un evento di tale importanza. Quindi il fatto che già un amministratore vede in un evento del genere un evento di una certa importanza già è gratificante, perché vuol dire che poi la mia mente non elabora solo pazzie, ma ogni tanto tira fuori anche qualcosa di buono. Assolutamente sì, di buono, davvero da condividere. Dicevamo quindi l'elemento centrale è la sabbia. Andiamo a raccontare un po' la struttura, no, di questo presepe, che ovviamente già abbiamo visto in altre edizioni, ma questa edizione, che ormai è la terza, vede davvero qualcosa di ancora più grande, esageratamente stupefacente il presepe, che ovviamente noi faremo vedere a grandi linee, però per vederlo bene dal vivo e godere di tutta la sua magia e suggestione dovete recarvi qui tutti i giorni. Quando? Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22, quindi aspettiamo fiduciosi che sia i concittadini
regionali ed extraregionali si apprestano a venire a visitarci, perché vale effettivamente la pena. Nel centro-sud, se si esclude un piccolo evento in Puglia, Scorrano, siamo, diciamo, un punto di riferimento, o quantomeno ci auguriamo di diventare un punto di riferimento. È pur sempre un'opera dal livello artistico eccezionale, artisti conosciuti a livello mondiale, quindi le immagini poi parleranno da sole, insomma. Quindi... Ecco, a proposito di questo, degli artisti e di qualche particolare che magari vi vogliamo anticipare per farvi venire, magari per farvi suggestionare un po' in anticipo, andiamo, mi accompagni, lo vogliamo vedere insieme, io lo voglio vedere insieme a te, e poi magari vi diciamo proprio chi ha firmato questo Presepe di Sabbia 2021 a Roccelletta di Borgia. Un Natale da mare anche questo. Beh, ogni angolo, Gio, è davvero giusto per soffermarsi e magari scoprire qualcosa in più, ma soprattutto, dicevamo, vogliamo sapere chi ha firmato queste composizioni di sabbia. Intanto, quanti metri cubi di sabbia sono occorsi? Abbiamo utilizzato oltre 360 tonnellate di sabbia. Gli artisti sono stati 5. E naturalmente io mi appoggio a un'agenzia internazionale che è Arenas Possibles, curata da Sergi Ramirez, il quale praticamente si occupa dell'ingaggio degli artisti anche in virtù delle rappresentazioni che andiamo a realizzare. E quest'anno abbiamo avuto due conferme rispetto all'anno di Catanzaro, Slava e Roma. Due artisti ucraini, e abbiamo avuto un francese che per la prima volta è stato in Italia a lavorare, e poi la signora questa. È un'opera abbastanza imponente, come voi potete vedere dalle immagini. Abbiamo dovuto aumentare il carico di lavoro giornaliero, perché poi abbiamo avuto due defezioni di un artista canadese e di un cecoslovacco per problemi di Green Pass e di Covid. E quindi praticamente abbiamo lavorato dalle 8 di mattina alle 8 di sera per 15 giorni. Un lavoro, anche perché loro hanno dei tempi contingentati, con biglietti di andata e ritorno già predisposti, quindi in ogni caso bisogna finire il lavoro in questi tempi. Quindi io penso che il risultato in ogni caso sia... È strepitoso, strepitoso, nulla da aggiungere, soltanto un invito. Momento, da Anna, parte in questo momento stiamo nascondendo un topolino. Guarda, che carino! In posizione, in attesa di essere visto dai bambini, perché poi praticamente ogni anno andiamo a inserire elementi che sono di attrattiva anche per i bambini, oltre che per gli adulti, perché di primo impatto magari molti si soffermano su quelle che sono le immagini grandi, tralasciando il piccolino, il particolare. Ecco, giochiamo anche su questo, però al di là di questo, dello scherzo, della battuta, l'opera è veramente imponente. Siamo il secondo presepe più grande d'Italia, quindi questa la dice un po' lunga. Allora, su quello a te adesso l'invito a far partecipare, insomma, tutti coloro i quali ci stessero vedendo, e coloro i quali ci stanno vedendo potranno a loro volta comunicare, no, a chi magari non è sintonizzato, di questa straordinaria opera artistica realizzata interamente con sabbia e acqua, niente più, e soltanto davvero la manualità di artisti straordinari internazionali. Quindi un invito da parte tua a venire qui tutti i giorni fino al 9 di gennaio. 9 di gennaio, sì, io mi auguro che il tutto venga apprezzato. Naturalmente una grande mano dal punto di vista veicolare ce la danno in ogni caso i visitatori stessi, che attraverso le foto, i social o altro, penso che danno l'input giusto, necessario, per spingere altri a venire a visitarlo, perché detto da me magari può sembrare un qualcosa così,
diciamo che... Detto da noi invece è già diverso. È diverso. Allora... Detto dai visitatori che vengono a visitarlo, e vedo che a oggi nessuno è uscito scontento di quello che ha visto, anzi i complimenti si sprecano, e quindi questo già è un grosso risultato. Non parliamo in termini economici, ma proprio di gratificazione, perché questo ti spinge anche a fare sacrifici economici pur di dare un qualcosa di bello che possa riempire anche la giornata in un periodo festivo come questo, specialmente dopo il periodo di chiusura e sosta che abbiamo avuto a causa del Covid. E allora grazie, grazie mille Gio, grazie da parte ovviamente di tutti quanti noi e buona visione. Adesso andiamo dritti verso i consigli per gli acquisti e poi invece vi sveleremo quello che potete trovare all'ingresso e fuori qui dal Presepe di Sabbia. Ricordatevi che questo è sempre un Natale da mare, per cui vi aspettiamo tra pochissimo. Io vado, ho visto anche la casa di Babbo Natale. A presto, ciao! In oh so many ways. Call Christmas. Io ti ho dato il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Con te, i supermercati della Calabria. DS4, quando la tecnologia ti fa viaggiare. Il Salumificio Callà ha pensato per voi una suprema linea di salumi italiani, prodotti con la selezione delle migliori carni di suini calabresi, come l'esclusiva mortadella, creata con una ricetta semplice, con pochi ingredienti e aromi naturali, ricca di proteine, povera in grassi e altamente digeribile. Al pistacchio speciale, con olive e indugia di Calabria. Mortadella di Calabria Callà. Puoi trovarla nelle migliori gastronomie e su carnicalla.com. Elisir San Marzano Borsci. Torna a sorprenderti. Identità, gusto, benessere a casa tua, questo è un Natale da mare. Sì, anche quest'anno nell'edizione 2021 il Presepe di Sabbia voluto fortemente dall'associazione Cala 3. Adesso andiamo a scoprire cosa c'è attorno a questa maestosità pazzesca, questa opera artistica tutta da gustare visivamente ovviamente, perché merita la nostra attenzione, ma soprattutto ha da trasferirvi qualcosa di davvero molto molto magico. Sento già un odore di zeppole, ma scopriamolo insieme, andiamo.
Zeppole con lievito madre, ma lei non è la signora Pina, è proprio la zia Pina, ben trovata Pina. Grazie, ben trovati a voi, io lavoro il lievito madre, è così, guarda, l'impasto. Guarda che meraviglia di impasto, allora aspetta, aspetta, quindi solo acqua, farina? Lievito madre, sale e basta, e tanto amore perché ho bisogno di lavorare, quindi ci metto tutta la mia passione. Ma si vede, si vede. Senza patate, quindi, e poi all'interno ha pensato davvero con il suo cuore grande, ha pensato proprio a tutti, perché hai un sacco di ingredienti che poi puoi aggiungere, quali per esempio? Ci metto l'acciuga, ci metto la zucchina, le cipolle, le olive, pomodori secchi, zucchero, Nutella, capicollo, gorgonzola. Quello che si vuole. Qualsiasi cosa, vedete, per grandi e per piccini, tutti i gusti, molti gusti, addirittura ho letto che è anche un impasto multicereali. Cereali, sì, alle farine di multicereali, con sesamo, girasole, semi di lino, farine integrali. Io non metto le patate, la patata non, nell'impasto non ce lo metto, quindi ho portato proprio l'originalità della ricetta. Di dove sei tu? Sono della provincia di Reggio Calabria, nata a Stiro, abito a Monasterace e da mamma disoccupata mi sono creata questo lavoro e c'è Eva, mia figlia, che è al mio fianco. Ciao Eva, al suo fianco, che guardate, siete due donne meravigliose. Allora vi invitiamo a venire qui ormai tutti i giorni, sia per un pranzo e una visita al presepe di sabbia, che per una cena, un aperitivo, non ve ne pentirete. Alzatene una a caso, che sono appena uscite. Queste sono le vegetariane, eh? Vegetariane con la zucchina. Che meraviglia. E allora viva la Calabria, viva Reggio Calabria, anche Roccioletta di Borgia che vi ospita. E volevo invitare a venire sia ai mercatini di Natale, ma a venire a visitare il meraviglioso presepe di sabbia. È davvero bello, bello. Invito veramente a venire i giovani, meno giovani, i bambini, le scuole, tutte le persone a venirlo a visitare, perché è una cosa veramente unica. Grazie, grazie zia Pina, buon lavoro a te e alla tua dolce metà, che è la tua cara figlia. A presto. Beh, guardate, guardate quanti gusti, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, uno spiedo super godurioso. Ciao Pina, a presto. Come vedete, insomma, nei mercatini di Natale, qui al presepe di sabbia, Natale da mare, non mancano le proposte legate al gusto, ma anche all'identità e al benessere. All'identità è un mondo dedicato ai bambini con l'artigianalità pura. Guardate che bellissimo Pinocchio, un Pinocchio a lui davvero si può concedere di dire qualsiasi bugia, è talmente tanto bello, realizzato con legno d'olivo magari del nostro territorio, chi lo sa, degli ottimi lampadari, bellissimi lampadari, più che ottimi, ottimi proprio nella fattura e nell'artigianalità e nei materiali naturali. E poi qui tutto quello che è dedicato all'oro biologico, pensate un po', con un materiale rarissimo. Questo e molto altro al presepe di sabbia 2021. Sorprendiamo il nostro Gaetano Sugo, una garanzia qui a Borgia, Roccioletta di Borgia, benvenuto. Dai, vieni, lascia, che cos'è quella? Una pinza oppure una pizza? Cosa diventerà? È una bella margherita, classica. Ah, guarda, ho visto che ne hai sfornata una davvero, che ti faceva venire l'acquolina in bocca. Allora, la vostra realtà intanto si è trasferita qui in questo periodo per allietare i vostri palati e anche deliziarvi, perché confortarvi, perché c'è una bella zona molto fresca fuori, che però con questa pizza fumante devo dire che è l'ideale. Allora Gaetano, dove siete tutto l'anno? Allora, noi ci troviamo come pizzeria d'asporto in via Palmiro Togliatti 94B, sta a due passi insomma da questa piazza qui, Federico II. Siamo operativi da 17 anni
Diciamo che le persone rispondono bene. Assolutamente sì, perché c'è la qualità, come avete visto, poi c'è la sua manualità, la sua affidabilità. Poi ci sono anche due lady, due fanciulle che si defilano un po', però io sono sicura che poi avranno piacere ad essere salutate. Chi sono? Allora, mia moglie Gioconda e la mia collaboratrice Teresa. Gioconda e Teresa, due nomi che sono una garanzia, anche perché io vedo qui tante altre specialità che credo siano frutto delle loro lavorazioni, tipo ad esempio rosticceria e altro. Sì, allora, vabbè, siamo anche specializzati con la pizza alla pala, che sta andando tantissimo, poi vabbè, arancini con mortadella e granella di pistacchio, il classico arancino all'anduia, le crocchette di patate fatte con le patate silane. Pizze fritte alla napoletana, poi ancora dolci, devo dire, possiamo farvi i complimenti e possiamo invitarvi a provare per credere. Sono qui nella piazzetta vicino ai mercatini di Natale, proprio in continuità con i mercatini di Natale, tutti i giorni fino al 9 gennaio. Fino al 9 gennaio, per cui dopo una bella visita a questo bellissimo presepe di sabbia vi aspetta Gaetano insieme alle due lady. Grazie Gaetano, buon lavoro. Grazie. Io rimarrei ancora qui visto il freddolino che fa, però devo andare, a presto. Ciao. Buon Natale a voi, buon lavoro. Ciao ragazze, ciao Gaetano. Si continua con le proposte food, mamma mia quante identità c'è presso la bottega della carne. Antonio Paparazzo, ben trovato. Ben trovati a voi. Allora, come va? Freddo e quindi freddo. Abbiamo bisogno di un bel paninazzo sanizzo. Con salsiccia, patate, peperoni, morzello, hamburger, c'è molta scelta. Ma che meraviglia! Questo tra l'altro potete averlo disponibile tutto l'anno, perché voi dove avete il vostro punto vendita? Via Risorgimento 100 sulla 106. Quindi qui a Rocelletta, sempre quindi. Bene. E allora fino al 9 di gennaio quindi potete venire a degustare, oltre appunto a tutti questi piatti davvero prelibati, ricchi appunto di tradizione catanzarese per meglio dire, ci sono anche dei tagli di carne, immagino, siete una macelleria. Sì, tutta la materia prima che riguarda comunque la carne arriva fresca ogni giorno e quindi la portiamo direttamente dalla nostra macelleria. Per cui insomma provare per credere, e ogni parola devo dire in più è davvero sprecata, invece voi non perdete tempo, raggiungete il presepe di sabbia e degustate tutte le nostre straordinarie eccellenze. Io ti auguro buon lavoro, con te chi c'è nello staff? Dai, salutiamo la mia ragazza, Bruna, mia mamma, mio padre e mia sorella. Tutta la famiglia, viva la famiglia! Familiare. Sì, guarda, questo è quello che vince. Quindi dai, davvero, in bocca al lupo perché siano delle giornate davvero molto molto rappresentative, simboliche e ricche di tanti utenti. Venite, non perdete tempo. Scenda da questo bus, ben trovato, mettiti qui. Salve, come va? Tutto bene, tu tutto a posto? Bene, bene, sì. Allora, questa mission di portare la Calabria a morsi in giro, certo. Parla come mangi. Esatto, uno slogan che abbiamo scelto tutti quanti noi insieme, proprio perché vogliamo racchiudere tanti bellissimi concetti, come lo stesso Momo, ad esempio, no? Che abbiamo dato vita per tre semplici motivi. Ci abbiamo unito innanzitutto l'amore per la nostra Calabria, la passione per il viaggio. Da qui il nostro logo Momo, se potete notare, racchiude le ruote e il fatto di essere sempre in strada. Poi l'altro motivo perché è uno stile di vita, cioè vivere la vita sempre, Momo,
e l'altro perché è un uso dialettale tipico della nostra cultura e serve per raccontarlo nel modo più semplice. Ecco, momo è ora di mangiare, momo, esatto, momo. Esatto. Chi sono gli altri ragazzi? Siamo tutti un gruppo di ragazzi, tutti ragazzi coraggiosi, dico io, che hanno deciso di rimanere qua, specialmente in un periodo così particolare. E quindi abbiamo dato vita insieme agli altri ragazzi che sono di là adesso operativi nel servizio a questo. Quali sono le vostre proposte? Una proposta a caso, ad esempio? Tipica la pizza anchiusa. Abbiamo deciso di raccontare le tradizioni in chiave innovativa. La cosa bella è che ci sono bambini, ragazzi che non conoscevano e adesso con Momò iniziano a conoscere anche le nostre culture. Poi ovviamente abbiamo una chiave anche innovativa del nostro concept di Momò, che racchiude comunque mari e monti, dei suoi prodotti, dei suoi profumi e i suoi odori. E la cosa bella è che noi siamo itineranti, quindi abbiamo modo anche di degustare, ecco, quelli che sono i sapori, abbinandoli al gusto, alla vista e all'udito. Beh, insomma, quindi panini, patata della Sile GP e chi più ne ha più ne metta, oltre anche ad una proposta di beverage e dell'ottima musica. Sono ragazzi e Momò vogliono vivere. Grazie. Esatto, grazie a voi. Ciao. Andiamo, andiamo. Ed è un bus questo, un autobus carico di gusto. Momò parla come mangi. Anche qui, davvero, proposte pazzesche da provare, vi raccomando, o a bordo del bus oppure comodamente, magari, godendo di uno spettacolo musicale come quello di questa sera. Passaggio, l'andata me l'ha dato Babbo Natale. Lo saluto e a casa immagino che dovrò ritornare a piedi. Babbo! Eccoci nella casa di Babbo Natale. Ciao Babbo! Grazie per questo viaggio stupendo a bordo della tua slitta. E io devo andare però adesso. Ciao Anna, ti aspetto presto. Grazie, ma solo a me aspetti, no? No, aspetto tutti quanti ai presepi di sabbia di Roccelletta. Ecco, tutti i giorni, vi raccomando, dalle 9 fino alle 13 e dalle? Dalle 16 alle 22. Ah, per cui non mancate fino al 9 gennaio. Grazie, adesso io immagino, non con la slitta, vero? Devi consegnare un sacco di regali, devo andare via a piedi? Va bene, no, ma che a piedi? Vado in giro con la mia Citroen. Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. Se cerchi l'identità, scopri la nostra pasta. Se cerchi il gusto, provala nelle tue ricette, con pesce, carne, ortaggi o semplicemente ammullicata. Se cerchi il benessere, scegli la struncatura. La nostra pasta, nei formati tradizionali, speciali e aromatizzati, la puoi trovare nei migliori supermercati e gastronomie e online su pastificiogioia.it. Tutti noi rincorriamo la felicità quando basterebbe solo un po' di gioia. Pastificio Gioia. Identità, gusto, benessere. A casa tua. Con te, i supermercati della Calabria. Io tutto il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del caffè.